con F, che però poi perde il lancio. C'è lotta per il comando con OK Mary, che impegna Ozono, Ducras, largo George W. Garra e Nirvana va. Poi Oregon F, l'errore di Ofelia Dete. L'errore anche di OK Mary, che finisce squalificata. 13-7 il lancio a tabellone, la favorita Ofelia Dete. E così c'è lotta per la conquista del comando lungo l'arco della prima curva. Nirvana va, che è sfilata, subito attaccata da George W. Garra. In mezzo alla pista nel degrado del 29-2, primi 4, Giorgio che passa nel degrado, che lo attacca e ottiene il via libera. Prima parte di gara piuttosto movimentata, 43-6, primi 600 metri, risale per linee esterne Nixon Doc, che sopravanza Ozono Ducras, poi Onyx Match. Via via tutti gli altri con la retroguardia del gruppo Ione DTS. Metà gara in 59-8, nonostante il rallentamento in 16-2 nel degrado Villi, in evidenza 700 dal palo nei confronti di George W. Garra e Nixon Doc, poi Nirvana va, che accenna a spostare la mossa in terza ruota di Onyx Match, che stana proprio Nirvana va dopo 1000 metri in 1:15.9.16 la frazione. Onyx Match che insiste in mezzo alla pista, va in aggiramento di Nirvana va e si trascina Ozono Ducras, mentre nel degrado Villa completa i 1200 iniziali in 1:30 con una frazione in 14, un terzo quarto in 30 spaccato nel degrado che va in fuga a metà della curva conclusiva nei confronti di Nixon Doc, che generosamente rimane al lato di George W. Garra. Onyx Match in terza ruota, Ozono Ducras in quarta nel degrado che accelera, 150 alla conclusione, prende due lunghezze a George W. Garra per linea interna e va anche Oregon F. Nixon Doc a centropista, ma nel degrado Ville la porta a casa davanti a George W. Garra. Al terzo posto uno stoico Nixon Doc. 1:59, 29-1 la chiusa, 1:14.5 la media al chilometro nel degrado Ville con Elena Villani. La risolve dopo mezzo giro quando sfila sulla condiscendente George W. Garra, che era passato a sua volta al termine della prima curva, poi riesce a graduare per 400 metri ed allungare definitivamente nel tratto finale. George W. Garra comunque buon secondo, al terzo ha corso davvero bene per linee esterne anche il numero 12 di Nixon Doc. Pertanto l'arrivo ufficioso della prima corsa di Taranto è 7-6-12 con il netto primo piano di Nel Gradoville ed Elena Villani.